uscendo dal centro storico di Reggio Calabria, lungo il corso della Fiumara Calopinace, quello che era l'antico fiume Apsia, alla cui foce approdarono i greci, i primi coloni greci che fondarono la città di Rhegion, si arriva qui, in questo territorio collinare, che adesso un po' è la casa di Don Nino Russo. Sì, sì, effettivamente è così. Siamo a Cannavò, Riparo, Prumo, tre piccole frazioni del comune di Reggio Calabria. Tre frazioni incastonate tra tanti corsi d'acqua, il Calopinace è quello più grande, ma ce ne sono anche tre o quattro. E ha subito tanti danni nella storia, tra terremoti, alluvioni, inondazioni. Quindi porta i segni di queste di cicatrici, un po' di queste difficoltà. In questo territorio abbiamo tre chiese, costruite tutte e tre nel 1600. Delle chiese originali è rimasta solo una, la piccolina, forse per questo più piccola è rimasta in piedi. Le altre due sono state distrutte nel 1908. Cannavò San Nicola è stata costruita dai parrocchiani nel 1980, mentre Riparo è stata ricostruita nel 2012. Questo paesaggio, sì. L'acqua, il verde, la montagna, la Spromonte che insomma incombe sì, sì, da lassù, che cosa ha determinato anche nella vostra pastorale? Tanto mi ha colpito, non conoscevo questa parte qui. Già Calopinace vuol dire bella vista, però chiaramente venendo da Reggio si capisce che questa bella vista che ha incantato i greci non c'è più. C'è tanto degrado, c'è tanto abbandono. Tanto abusivismo. E questa è una grande sofferenza per tutti, quindi siamo messi a pulire, a curare il verde, a rendere più belle le nostre case, a rendere più belle soprattutto le nostre chiese. Il Papa dice che la parrocchia deve essere un'oasi di bellezza. E allora andiamo a vedere le chiese, iniziamo da San Nicola. Benissimo. E questa è la chiesa di San Nicola dove lei vive, qui di fronte alla canonica. Sì. Arrivato da una missione all'estero, è la prima esperienza in Italia questa? Esattamente, quindi dopo il Madagascar, dopo il Belgio, tra gli emigrati nella diocesi belga, arrivo qui e mi è sembrato che la missione un po' è dappertutto nel mondo. E piano piano ho visto i problemi, ho visto i loro sogni, piano piano ho visto le loro sofferenze e ci siamo sintonizzati subito. Io avevo tanto entusiasmo, loro anche tanto entusiasmo per poter ripartire. Questa è una periferia un po' abbandonata. Per cui c'era e c'è tanta voglia di riscatto. Anche l'accoglienza è nata come una risposta a un tema che ci tocca, i profughi a Reggio. Cosa facciamo? Facciamo finta di non vederli o li accogliamo? E quindi dove li avete accolti? Ecco, questa è la canonica e li abbiamo accolti in questa casa. Io sto all'ultimo piano, prima occupavo tutta la casa da solo, adesso mi sono fatto un po' da parte e c'è spazio per loro, per i volontari, per gli educatori. Per tutti. Adesso l'ultimo regalo che ci siamo fatti come comunità per Pasqua è la tenda. Andiamo a vedere questa tenda. L'adorazione è sempre continua, tutti i giorni della settimana più due notti a settimana. Io faccio l'adorazione notturna ed è ancora più bella perché è proprio silenzio, quindi ed essere proprio soli con Gesù. Perché una tenda proprio qui dentro la chiesa? Perché dà il senso della precarietà, dell'itineranza. Tabernacolo vuol dire tenda e su questa terra siamo di passaggio, non vogliamo fissare tante strutture, ma è anche luogo di deserto, di incontro, di intimità. Sono tutti i prodotti che abbiamo recuperato. Questo del fiume che è portato dalle alluvioni al mare, è riportato sulla spiaggia, è recuperato dalla montagna, dai fossili, da altre chiese che dismesse, abbiamo recuperato un po' di tutto. Qui invece siamo a Riparo, a poche centinaia di metri, un altro villaggio, un'altra chiesetta. E qui ci accoglie la Madonna, la Vergine dei Poveri di Bano del Belgio. Da quando ha preso posto sulla sua colonnina è come se avesse attirato tutti i poveri di Reggio. Perché è nato l'Emporio, questa associazione, questo modo di distribuire i viveri alle famiglie in modo più dignitoso, come se fosse un supermercato. E quindi, volendo un po' tessere le fila di tutto il lavoro che è stato fatto in questi anni, come la possiamo descrivere un po' l'attività di queste tre chiese che sono, come l'avete chiamate? C'è uno slogan bellissimo. Sì, sì, abbiamo trovato insieme a una bambina di 12 anni, tre campanili, un solo cuore. Sono tre comunità piccole che magari nella storia, nel tempo, sono state delle piccole divergenze e il cuore invece che è simbolo di accoglienza, di amore, di affetto che può legare anche le diversità. Quindi tre campanili, un solo cuore, è un po' la nostra comunità adesso.
E allora, una comunità che racconteremo ancora domani mattina. Sì, grazie.